Allora, benvenuti a tutti al nostro primo incontro e abbiamo pensato di darvi il benvenuto dicendo brevemente chi siamo. Logon di Donai è un gruppo studentesco nato dalla condivisione tra alcuni di noi del desiderio e della passione di fatto per lo studio della filosofia. Da questa condivisione abbiamo pensato di metterci un po' all'opera per organizzare un ciclo di incontri che appunto iniziamo oggi. L'associazione per quest'anno ha deciso di dedicare il ciclo di incontri al tema della conoscenza e quindi da oggi iniziamo un percorso di 5 incontri. Oggi abbiamo qui padre Giuseppe Barzaghi, che insegna filosofia teoretica allo Studio Domenicano di Bologna e teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Ha diretto la Scuola di Analogia di Bologna e per diverso tempo anche la rivista Divus Thomas. E, oltre a questo, ha dedicato diversi testi allo studio e all'approfondimento del pensiero di Tommaso. Speriamo che questo possa davvero solo essere l'inizio di un percorso non solo di ascolto e confronto con alcuni maestri, anche al di fuori della lezione canonica in aula, perché questa è la particolarità di un ciclo di incontri, ma proprio anche una grande occasione di dialogo, perché nasce proprio dall'interesse di incontrarci tra di noi e di incontrare anche chi magari di fatto, cioè, in altre occasioni non riusciamo a vedere, ma che condivide con noi lo stesso percorso di formazione. Quindi lascerei la parola a Padre Giuseppe e vi auguro buon ascolto. Grazie. Vedo che non faccio magari cioè, non vuole, però farei un'ora e poi vediamo se c'è qualche volevo. domanda, va bene? Sì, ti metto per avanti. Sì. Non c'è un problema. Devo aver fatto qualcosa. Sì, certo. Molto bene, sempre così. Sempre avere l'intendimento di ciò che è bellissimo, di ciò che è bellissimo. Perché dico intendimento di ciò che è bellissimo? Perché intendere è una forma di conoscenza più profonda di quanto non sia il comprendere. Intendere è una forma più profonda di conoscenza di quanto non sia il comprendere. Il conoscere ha questi due aspetti, eh? Comprendere e intendere. Se uno fa un'obiezione, dice: "Ma è tutto vero che così". Aspetta, molto spesso si sente usare questa espressione: "Ho inteso cosa vuoi dire". Ripetilo. No, non sarei capace di ripeterlo, però ho inteso bene cosa volevi dire. Se sono capace di ripeterlo, ho compreso. Se non sono capace di ripeterlo, non ho compreso, ma non posso escludere che tu l'abbia inteso. Sono i due aspetti del conoscere, comprendere e intendere. Se faccio qualche citazione dotta, dà fastidio? Vorrei citare mia nonna. Mia nonna, io ho 64 anni, quindi la nonna non c'è più da un po' di tempo. Però ho cominciato molto spesso a fare le conferenze e una delle prime conferenze è venuta anche la mia nonna. Fine della conferenza, vieni vicino e "Giuseppe, ho capito niente, ma lei sta bene, al me piace". Capite il dialetto milanese? Si dice, perché a Milano ci si esprime così, certo, "Giuseppe, non ho capito niente, ma è stato bello, mi è piaciuto". Complimento così, guarda, non l'aveva mai fatto neanche Severino quando facevamo i dibattiti. Cioè, la cosa è bellissima, intendere piuttosto che comprendere. Anche perché quando noi pensiamo di comprendere, guarda la faccia di quello che comprende com'è.
e non mi vedono in fondo. La faccia di quello che comprende è così. Il dominatore, il conquistatore. Capito lui? Se capito lui non c'è più niente da capire perché hai esaurito tutta la comprensione. Comprendere vuol dire conquistare. Posso prendere l'orologio, e per forza più piccolo della mano, se comprendo qualcosa necessariamente è a me inferiore e dunque io ne sono il conquistatore. Nell'intendere invece le cose vanno in un'altra direzione. Intendere non vuol mica dire conquistare, possedere. Intendere. Sentite la radice ten. Intendere, attendere, tensione, intenzione, intenzionalità, intensità. La radice ten è dentro tutte le parti. Tenere, ten. Tenerezza, ten. Questa radice è meravigliosa. Tanto meravigliosa che nel tendere, intendere, attendere, intenzione, tensione, intensità, non si è mai da soli. Mai da soli. Nel comprendere, sì, appena tu hai conquistato, sei solo tu il dominatore. Ma nell'intendere c'è una tensione. E se c'è una tensione, i capi del filo in tensione sono due. Tu mi hai visto un cavo teso solo da una parte. Non è un vero bello teso. Da una parte. Perché sia teso deve essere in tensione da due parti, no? E quindi la tensione non è mai qualche cosa di isolante. È solitaria, ma non è isolante. È solitaria, ma non è isolante. Nel intendere, noi siamo nel tendere. Intendere, siamo nel tendere. Siamo nella tensione. E siamo nella tensione perché intendiamo, perché attendiamo, perché avvertiamo la intensità, siamo tenuti, tenendo teneramente. Chi vince? Ha vinto questo qua? Se ha vinto questo qui si affloscia, non c'è più la tensione. Sempre in perfetto equilibrio. Nell'intendere noi non siamo conquistati. Noi siamo conquistati. I due capi del filo non sono conquistatori, sono conquistati reciprocamente. Meno male che c'è lui che tiene, se no, meno male che lui ci tiene, se no, nessuno conquista, si è conquistati. Comprendere è conquistare, intendere è essere conquistati. Se dovessimo ragionare intorno all'infinito, vince chi perde. Eh sì. Chi è che è capace di comprendere l'infinito? Appena dici ho capito, hai capito che sei compreso, cioè conquistato. E quindi il tuo dire ho inteso vuol dire che sono entrato nella tensione. E la tensione che c'è in me è la stessa tensione dell'infinito. Vince chi perde. Se tu perdi, vinci. Se vinci, perdi. Non puoi alzare le mani perché qualcun altro trionfa. Ma neanche l'altro pretende che tu alzi le mani, perché sei nella sua stessa tensione. Tensione. Qui come viaggiate con la fenomenologia? Io potrei essere questo nominato da Pozzioli. La fenomenologia. Sapete che uno dei temi più tipici della fenomenologia è l'intenzionalità, no? L'intenzionalità, bellissima, l'intenzionalità. È questa cosa che ho descritto adesso.
Fenomenologo come tale non è mica un conquistatore. Fenomenologo come tale è uno che, descrivendo la disfatta, descrive la vittoria. Da che parte sta? No, indifferente. È nella tensione. L'intenzionalità. Questo è un tema bellissimo che non posso semplicemente ridurre, perché ridurre vuol dire portare al principio primo, a USA. Perché tutta questa tematica ha il suo fondamento in Aristotele. Terzo libro de Anima. Guardate che quando nelle nostre scuole medievali uno diceva terzo libro de Anima, una strizza. Terzo libro de Anima di Aristotele. E tutte le intelligenze più brillanti del Medioevo ci capivano tu. E tu, terzo libro de Anima di Aristotele. Roba da commuoversi, guarda. Ma è in questo terzo libro de Anima di Aristotele, dove tratta del nous patheticos, nous poieticos, intellectus agens, intellectus possibilis. È lì che teorizza quella che poi nella fenomenologia avrebbe avuto l'espressione più divulgata di intenzionalità. Perché lì Aristotele, parlando della conoscenza sensitiva dei sensi, vista, udito, tatto, gusto, olfatto, queste cose, no? Diceva una cosa bellissima. Beh, la dico nella traduzione di Guglielmo di Merbecke. Chi era Guglielmo di Merbecke? Mio confratello. Adesso non sono vestito di lana bianca, mi sono un domenicano. Gli ho detto. Me l'ha ricordito. Il mio nome è Padre Giuseppe Barzaghi O.P. Ordinis Predicatorum. Tre mesi. Ordine dei Predicatori. L'ordine dei Predicatori è l'ordine di San Tommaso d'Aquino, Alberto Magno e Guglielmo di Merbecke. Mi ha chiesto Guglielmo di Merbecke. Era il grande traduttore in latino dell'opera greca di Aristotele. Se no, anche San Tommaso. San Tommaso conosceva il greco, perché ogni tanto ma questa parola però potrebbe essere anche resa in questo modo, ma come facciamo noi, insomma, sì, questa parola vuol dire anche quest'altra cosa, però mettersi da tradurre Aristotele. Metto Aristotele. Ma va là che fai fatica a leggerlo anche in italiano. Aristotele, quelle opere lì di Aristotele erano i suoi appunti, quindi lui capiva cosa si era appuntato, ma uno che non era nella sua mente, si voltistano. Perché ci sono i grandi commentatori di Aristotele, no? San Tommaso era uno di questi commentatori, il commentatore per eccellenza era Averroè, no? Anche Avicenna, ma anche San Tommaso. E comunque sia, però per leggere Aristotele, Guglielmo di Merbecke, domenicano, aveva tradotto il greco Aristotele. E quindi l'espressione che vi cito è materialmente di Aristotele, formalmente no, perché ve la cito nel bel latino di Guglielmo di Merbecke. Più bello. Riguarda la conoscenza sensitiva, cioè la sensibilità. Sensibilità che per noi sarebbe la conoscenza, quanto sei materiale, come sei sensitivo, brutta bestia, sei proprio un tocco le cose così. L'intelligenza, lo spirito. No, Aristotele parte dal senso e dice che il senziente nell'atto di sentire e il sentito nell'atto d'essere sentito sono la stessa cosa. I medievali avrebbero poi trasportato questa idea della conoscenza sensoriale alla conoscenza simpliciter. Il loro latino era questo. Cognoscens in actu et cognitum in actu sunt unum et idem. Lo senti? Bellissimo. Cognoscens in actu et cognitum in actu
sunt unum et idem. Traduci. Pagina 777 di Televideo, per i non comprendenti latino. Il conoscente nell'atto di conoscere e il conosciuto nell'atto d'essere conosciuto sono uno e la stessa cosa, cioè il conoscere. Uno è l'atto del conoscente e del conosciuto. Qual è? Il conoscere. Il conoscere è l'identità del conoscente in quanto conoscente e del conosciuto in quanto conosciuto. Detti in soldoni, si può dare un conoscente che non conosce qualcosa? Un conoscente di nulla è nulla come conoscente. Si può dare un conosciuto da nessuno? Se nessuno conosce, non puoi chiamarlo conosciuto. Dunque, se c'è un conosciuto, c'è un conoscente. Se c'è un conoscente, c'è un conosciuto. Che cosa lega conoscente e conosciuto? Il conoscere. E il conoscere è l'identità, ciò che fa uno di conoscente e di conosciuto. Questa è l'intenzionalità. Per cui, se questa è l'intenzionalità, questa qui è la vera tensione. No? L'attenzione a questi due estremi, conoscente e conosciuto. E il conoscente riconosce d'essere avvinto dal conosciuto. E il conosciuto riconosce di essere avvincente per il conoscente. Ma uno ha bisogno dell'altro. E uno ringrazia l'altro. E insieme, nel loro ringraziarsi, dicono quella gratuità che è conoscere, l'attenzione, l'attenzione, l'intendere, l'intensità. Questo è bellissimo. Tanto bello che da questa intensità non si può mica uscire, ma neanche con le cannonate. Perché non si può uscire? Perché non siamo mai entrati. Mai entrati. Non si entra né si esce. Si è e si sta, punto e basta. E punto. Così detto? Non me ne sono accorto. Ma non è che ti accorgi di una cosa se quella cosa non c'è già. E se ti accorgi di una cosa, sei andato a cercarla, o è stata lei che è venuta a cercare te? C'era un film. C'era un film che diceva, sono io che vengo a prendere. Era un coso, ma non mi ricordo bene come era. No, non siamo noi che andiamo a cercare una cosa, se ce ne accorgiamo, no? Voi siete qui, io la prima volta che vengo qui, ero insegnato e studiato in cattolica, qua non ero proprio mai venuto, mai, no? Per cui, anche tu che frequenti sempre questo ambiente, no? Siccome passi di qui parlando, allora Jessica, qui mi ha visto bellissimo, eh? Tu sei lì, sei parlata tante volte, guardi oggi, e cos'è quel coso là? È sempre stato lì. Sai che non me ne ero mai... Perché sei andata a cercare, chissà cosa c'è sulla parete? No, non te ne sei mai accorta. Accorgersi, ad corrigere. Una cosa ti corregge lo sguardo. Avvinto. Questa qui è l'intensità dell'intenzione e dell'intenzionalità. Allora, dentro questo accorgerci, noi sperimentiamo l'essere sempre stati dentro questa tensione. Questa tensione fondamentalmente, se dovessimo usare come è giusto usarlo, anche il linguaggio della modernità, perché i medievali non erano mica chiusi. I medievali chiusi. San Tommaso, quando commentava Aristotele, citava Averroè, citava Avicenna, erano musulmani. E addirittura a volte... Puntino, storia della filosofia medievale la conoscete? Tanto non vi interrompo. Sì, certo. Averroè, dal punto di vista del rapporto fede-ragione dentro la visione musulmana, sarebbe l'antitesi di San Tommaso. Sapete che San Tommaso passa, San Tommaso d'Aquino, domenicano,
passa per l'emblema del rapporto positivo tra fede e ragione. È impossibile che ci sia un'opposizione tra fede e ragione, perché sia la fede che la ragione vengono da Dio. Se ci fosse opposizione tra fede e ragione, Dio in se stesso sarebbe in opposizione, quindi non sarebbe uno, sarebbe due, e non sarebbe Dio, perché di Dio ce n'è uno solo. Vabbè. Averroè sosteneva che esistono due verità, c'è la verità della rivelazione e la verità della ragione, quindi è proprio l'antagonista. Ceteris paribus, quindi mutato ciò che deve essere mutato, in un altro ordine, della filosofia dell'impostazione di San Tommaso d'Aquino, no? Mentre è più simile a San Tommaso Vicenna, no? Conciliativo. San Tommaso non sta a vedere queste cose qua. Dice, quando tratta della potenza di Dio, dell'impotenza di Dio, e quando tratta del rapporto contingente necessario, dice, è più ragionevole la posizione di Averroè. Che apertura. L'amica dice, no, mamma mia. Apertura, no? Quindi bisogna prendere anche il linguaggio della modernità. Questa che è la intenzionalità, è l'identità di conoscente conosciuto, perché il conoscere è l'identità di questi due che fanno uno nel conoscere, si chiama pensare. Pensare. Però attenti bene, cioè quando si parla della modernità bisogna stare anche lì attenti bene, 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 bene. Cioè pensare non vuol dire, sì, adesso sto pensando come fare per tornare a casa. Non stai pensando, stai immaginando. Sì, vado di là, poi vedo un passaggio lì, vedo che ore sono. Stai immaginando, stai mica pensando. Se io ti dico, prova a pensare un cane. E dice, cosa hai pensato? No, l'hai immaginato. Io ti ho detto di pensare un cane. Non di immaginare. Ora do la definizione. Questo è concepire, non è pensare. Io non ti ho detto di concepire un cane, ti ho detto di pensare un cane. Vedi? Le parole. Le parole. Ce le hai sempre in bocca, sì o no? Sì. Il problema è accorgerci del loro valore. Per cui il concetto di pensare, la nozione di pensiero, non ha niente a che vedere con il concepire. Facciamo un esperimento. Esperimento che faceva sempre il mio maestro, Gustavo Contadini, grande metafisico, fondatore della neoclassica, una roba rigorizzatore. Vabbè, diceva, provate a pensare che quest'aula è fuori dal vostro pensiero. Siete riusciti? Se l'avete pensata, non è fuori. Provate a pensare che questo microfono è fuori dal vostro pensiero. Ce l'avete fatta? Sì. Avete pensato un microfono fuori dal pensiero, ma l'avete pensato. Dunque, nulla è pensabile come esterno al pensiero. Nulla è esterno al pensiero. Se pensate che l'universo sia esterno al pensiero, pensate l'universo dicendo che è esterno, ma lo pensate tutto. E allora ti viene voglia di concludere, questo lo aggiungo io, perché il discepolo deve stare nella scia del maestro. E quando sta nella scia del maestro, non dice più di quanto dice il maestro. È diventato a sua volta maestro ed esplicita ciò che l'altro non ha esplicitato. Ma ci sarebbe arrivato anche lui, ovvio. Se no non è un magis stat, chi sta nel maggiore, no? Dunque, nulla esiste fuori dal pensiero. E ti viene voglia di concludere. Dai, concludi, concludi. Dunque, tutto è dentro il pensiero. Non avete mica fatte voi le fallacce, vero? Per forza, non siete medievali. Noi medievali, fallacce, mattino, cosa mangi? Biscottini, che biscottini? Faccio una fallaccia da 100. Ah, anche un'edizione. No, io questa è extra edizione. È una fallacia questa qua. Se nulla è fuori dal pensiero, puoi concludere che dunque tutto è dentro il pensiero? No, perché il fuori non c'è. Dentro e fuori sono termini relativi, come destra, sinistra. Se non c'è il fuori,
non c'è neanche il dentro. No, qui la sinistra non c'è, c'è solo la destra. Scusa, rispetto a che cosa? Destra e sinistra sono termini relativi. Se non c'è la destra, non c'è neanche la sinistra. Se non c'è il dentro, non c'è neanche il fuori. Se non c'è il sopra, non c'è neanche il sotto. Dunque, se nulla è fuori dal pensiero, nulla è dentro il pensiero. Mi hai messo in castigo. Ma no! Ti accorgi adesso che l'atto del pensare fa corpo unico con l'essere? Cognoscens in actu et cogitum in actu sunt uno et idem. Vai un po' più indietro. Bisogna sempre andare alle radici. Parmenide. Quando dici questi nomi qui, il maestro venerando è terribile. Parmenide. Pensiero e essere sono la stessa cosa. Prova a dire di no. Pensiero e essere sono la stessa cosa. Pensiero di nulla e nulla come pensiero. Dunque il pensiero è sempre il pensiero dell'essere. Questo qui mi pare che l'abbia detto anche Husserl. Sì, è arrivato un po' dopo, ma era già stato detto. Qui basta leggere un po' Coelet. Coelet è un libro dell'Antico Testamento che San Girolamo diceva doveva essere il primo ad essere letto da parte di un catecumeno, uno che si introduceva alla vita cristiana. Perché? Perché è il libro più filosofico che esista. Non crede neanche al pancotto. Poi vanità. Vanità delle vanità, tutte vanità. Come inseguire il vento. Una generazione va e l'altra generazione viene. Il saggio e lo stolto, tutti e due sottoterra. Dunque, che cosa conta arricchirsi il proprio pensiero se poi tutto è polvere? Come fa questo qui? Crede proprio in tuo. Non crede niente in questo. Non si raddrizza ciò che è storto. Questo è Parmenide. Perché non fate così, eh? Questo qua sembra uno che non crede niente, è il libro più filosofico che ci sia. E dice, tu guarda, finalmente una cosa nuova. È che la generazione precedente se l'era dimenticata. A te sembra nuova, ma tre generazioni fa facevano pane e cappuccino con quelle cose lì. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Quindi è ovvio che quando si arriva a questi livelli, tutti i grandi filosofi hanno una coincidenza, no? Quindi il pensare è questa intenzionalità che non comincia né finisce. Se tu dici, no, ma anch'io sono nato, ti ho detto che tu sei il pensiero o ti ho detto che pensando tu sei uno di questi contenuti del pensiero ed essendo contenuto del pensiero non sei né dentro né fuori. Cose meravigliose sono. Allora, nella intendere, noi non siamo dei conquistatori. Noi ci accorgiamo d'essere conquistati, ma nell'essere conquistati noi abbiamo la stessa fisionomia di colui che ci ha conquistato. I due capi del filo teso sono pari. Non sono la stessa cosa, ma sono uno nella tensione. Accorgerci di questa dimensione in cui noi siamo nativamente fa di noi dei filosofi. Quando uno si accorge di questa cosa qua, non sente puzza di bruciato, comincia a sentire l'odore del pensare. Comincia a essere affascinato, comincia il fascino, comincia a essere affascinato. Quello che Aristotele chiamava nel primo libro della Metafisica come esordio del filosofare, zaumazestrai, cioè lo stupirsi, è fino a un certo punto quello che noi chiamiamo stupore, fino a un certo punto. Perché Aristotele usa questo verbo anche nel dodicesimo libro della Metafisica, siamo alla fine, però non vuol mica dire no, perché lo usa per indicare il meraviglioso che è il pensiero di pensiero, che è Dio.
E però è lo stesso verbo, lo stesso termine. Stupore, meraviglia, meraviglioso, meravigliato. È che questi termini sono così scaduti nel nobile loro esercizio, che quando poi li usi e ti accorgi che non possono avere quel valore così semplicistico che viene loro attribuito, cominci a diventare filosofo. Devo andare a vedere come ho cominciato io, perché se Aristotele lo usa per dire che si inizia così, non può finire in questo modo come lo fanno finire quando lo usano i pretonzoli. Stupore. Sai che se uno parte dallo stupore e resta nello stupore si chiama stupido? È la stessa radice. Stupido viene da stupore. Uno che è in preda allo stupore e resta in preda allo stupore si dice stupido. Fai la faccia dello stupido perché occorre la conversa al fantasma, per l'esempio. Hai visto? Allora non sei niente. Questo è lo stupido, questo è lo stupore. Ma Aristotele non ragiona mica così, neanche San Tommaso. E dice sì, esiste uno stupore stabile ed è lo stupido. Esiste lo stupore che finisce subito quando nel suo esordire come farlo da capo, comincia ad avere un sospetto. Dici, questa cosa non l'ho mai vista, però il sospetto che dietro c'è qualcos'altro, comincia la inchiesta, comincia l'investigazione, comincia l'indagine, comincia la ricerca. Quando hai trovato, una delle due, o fai così, oh Signore, tutto qui, ma è arrivato il conquistatore, capito tutto lì. Oppure dici, e non devi dire meraviglioso, submissa voce, meraviglioso. Questo qui è l'affascinato. Quindi dentro questa dinamica conoscitiva che è l'intendere, l'intenzionalità, il puro pensare, l'aspetto, diciamo così, di riflesso emotivo è il meraviglioso. È il meraviglioso. Meraviglioso. Sapete dove viene il termine meraviglia? Meraviglia. Ma dici, che meraviglia. Guarda la faccia. Che meraviglia. Etimologicamente è questa. Che meraviglia. La vedi la mia faccia? Se no non si capisce. Che meraviglia. Una faccia che fa così. In inglese come si dice? Tu? E mie tue tiri. Smile. Sì, perché in italiano meraviglia viene da maraviglia, ma se tu vai un po' indietro, prima di Manzoni, si diceva smaraviglia. La radice è sma, che si trova in smile. Quindi meraviglioso è questo. Il sorriso non è spaventoso come è ciò che determina lo stupore e instupidisce. È ciò che genera il sorriso. Meraviglioso. Tale quale è il fascino. Tale quale è il fascino. Dunque, quella che Aristotele chiamava come meraviglia iniziale, stupore iniziale, ma che subito entra in questa traiettoria di tensione verso il meraviglioso, è il fascino. È il fascino. Fascino. Il fascino non è frutto di una strategia. Non è che dici, che ora sono? Oh, è già tardi. Stamattina mi affascino. Stamattina mi accorgo. Appena tu dici che vai a cercare qualcosa, tu dirai, ho trovato, non mi sono accorto. Quando ti accorgi di qualche cosa, vuol dire che non sei tu che stai pilotando. La stessa cosa vale per il fascino, no? Che è questo stupore nel suo incoativo, ma che già virtualmente porta dentro di sé questo sorriso del meraviglioso, no? Questo è il fascino. Fascino.
E tutto è legato a questo. L'attività conoscitiva è legata al fascino. Cerca di comprendere, ma sa che il fondamento di tutto è l'intendere. E se ben intendi, poi sarai così delicato nel comprendere da non assumere mai la caratteristica del conquistatore. Sarai sempre un conquistato, un affascinato. E guarda che quando uno è affascinato è potente, una potenza incredibile. A me piace fare gli aforismi. Sì, Jessica. L'affascinato affascina. Questo qui è quasi tautologico. È un principio analitico. Primo modo dicendo per sé. L'affascinato affascina. L'affascinato non è che dice fate come faccio io. Cioè, come si fa a affascinarsi? Là, si guarda là, lo fai. E non è possibile, no? Come l'affascinato non delibera il proprio fascino, così non delibera la sua azione affascinante. Tutto è dentro questo fascino. Un trascinamento. Un trascinamento, l'essere posto in questa tensione. Questo qui è il filosofare nel suo esordio ed è il filosofare nel suo termine ultimo. Questo qua. E se tale nel suo esordio e tale nel suo termine ultimo, in mezzo cos'è? Ma è sempre lo stesso, dall'inizio alla fine e durante. Sempre così, si è nel fascino, l'affascinato affascina. L'affascinato affascina. E non conosce mica età, non conosce età. Avete presente quell'espressione socratica? Poi bisognerà vedere se una trama di persona, oppure no, se Platone fa dire Socrate, vabbè, comunque c'è Socrate, no? Che filosofare è prepararsi alla morte. Com'era quel film là? Memento Mori, mo segno. No, chi era? Io c'è in mente queste scene, ma non mi ricordo più, so che lei, tutti i film. Però qui ti restano impressi perché è prepararsi alla morte. Tanti auguri. No, devi pensarla così. Quando sei diventato filosofo, ma proprio filosofo, e non hai la pretesa di dare la carta d'identità del filosofo. Quando sei capace di dire una cosa bellissima a un moribondo. Avete mai visto moribondo? Io sempre. Quando sei capace di dire una cosa bellissima a un moribondo. Ah, ma sì. Sei un filosofo. Voleva dire quello. No, preparati alla morte. Dopo il tuo scheletro, la sabbia, la terra, la polvere. Memento che pulvis est. No, vuol dire questo. Se sei capace di dire una cosa bellissima a un moribondo che non ti sta guardando, tu sei un filosofo. Sei capace di toccare tutto. Tutto sei capace di toccare. Perché ti lasci toccare da tutto e non si sporca niente. Il massimo del tempo. Sei capace di toccare tutto. Che bello, massimo del tatto. Cioè, si dice, no? Una persona di tatto, non è che... Persona di tatto vuol dire che ha una sensibilità così raffinata che sembra che sia lo spirito che viene vicino. Così è. L'affascinato affascina. Per esempio questo esempio qua. Tu. Avete presente la parabola delle vergini sagge, delle vergini stolte. Un po' carenti. E ci voleva. No, aspetta, questa è bellissima, eh? Sapete la parabola delle 10 vergini, 5 saggi, 5 stolti che aspettano il povero? Non sto a raccontare la parabola, però faccio anch'io una mia parabola per capire una cosa del genere, no? Dell'affascinato. Ci sono due che guardano la stessa cosa. Uno fa così e l'altro fa così. C'è niente.
Ma cosa guardi? E fate da scivo, cosa guardi? C'è niente. Questo non riesci neanche a ascoltarlo, perché arriva un terzo con un altro compagno e vedono questi due qui. Uno che è così e l'altro che continua a andare. E uno dei due va, tutti i scimi qui lì. Uno parla con uno che non gli risponde, quell'altro guarda nel vuoto e l'altro gli fa, guarda, io non so che cosa sta guardando quello lì, ma il modo con cui guarda, io non ce la faccio, io lo guardo. Questo fa così. E l'altro guarda lui e fa così. Arrivano altri due amici e dicono, ma chi c'è la banda dei deficienti? Questo qui guarda sul muro e non sa cosa guarda. Questo qui è quell'imbecille che guarda la faccia di quello là. Quell'altro invece... E dice, guarda, io non so cosa guarda quello là sul muro, non so cosa vede lì, ma io quei due lì li guardo così. L'affascinato affascina. Nessuno di questi qui ha detto, adesso io mi metto così. No, è un trascinamento, è una tensione. Nessuno conquista, nessuno è conquistatore. Si è tutti conquistati. Ma ci sarà un conquistatore? Sì, quello che fa di due, uno. L'atto del pensare, la tensione, l'intenzionalità, l'intensità, questo è. Se si entra dentro questo paradigma, perché è un paradigma questo qui, no? Un esempio, solo che non è un esempio che ti faccio per spiegare che cosa vuol dire l'attività del conoscere come intendimento assoluto dell'assoluto, questo è il punto chiave, no? Come attività dell'intendimento assoluto dell'assoluto, è che questa qui è la struttura della realtà. Questa è la struttura della realtà. La realtà è fatta così. Prova a uscire dall'atto del pensiero se sei capace. Non entri né esci. Ci sei e ci resti. Ma allora c'è un dentro. No? Il dentro e il fuori sono la stessa cosa. Sono l'essere. Per cui vi dicevo, io... Mi sentivo di... Non è una correzione, per amor del cielo, non si corregge un maestro. Mai. Si sta nella scia dei maestri. Se tu stai nella scia del maestro, sei ammaestrato e dunque diventi... Se stai nella scia del maestro, sei ammaestrato e dunque sei diventato maestro. Così si fa. Se stai nella scia dell'affascinato, sei affascinato e a tua volta affascini, no? E quindi non è una correzione, però è un'esplicitazione. Bottadini diceva che quindi il pensiero è come una finestra trasparentissima sull'essere. Il pensiero è la trasparenza dell'essere. È vero, si può dire così, però tu prova a pensare l'espressione. Il pensiero è il trasparire dell'essere. Quanti sono? Due e restano due. Il trasparire dell'essere. C'è la finestra e c'è ciò che si vede attraverso la finestra e sono due. Allora io dico, si potrebbe dire così. Il pensiero è l'autotrasparenza dell'essere. Quanti sono? Uno. L'essere che autotraspare si chiama pensiero. Pensiero è il nome che si dà all'essere in quanto traspare. Autotrasparire dell'essere. Eternamente sei lì dentro. Eternamente sei lì dentro. Me ne sono accorto. E lo so, a un certo punto uno se ne accorge. Perché quanto più cerchi di scovare il segreto di questa cosa, guarda che quando l'hai scoperto tu fai il conquistatore. E dove è medaglia. Ma non può essere così. Tu te ne accorgi. E l'accorgertene fa sì che tu sia conquistato dall'infinito. Come sei diventato? Infinito. Corpo unico con l'infinito, con l'assoluto. Intendimento assoluto dell'assoluto. Ci si muove lì dentro. Con la medesima tensione, intensità. È così. Allora, io farei a questo punto una applicazione categoriale. Capite che fino adesso mi sono mosso in un ambiente filosofia, quindi posso usare queste parole. Trascendentale.
Le cose che ho descritto fino adesso si collocano in un ambiente trascendentale, cioè non è riconducibile ad una categoria o un complesso di categorie, no? Non sono andato a toccare i contenuti, ho descritto l'ambiente, ambire, ambizioso, che brutto, e lo so perché noi lo applichiamo a quello che fa, oddio, ma ambizioso, da ambire, vuol dire girare attorno. L'ambizioso è quello che c'ha in mezzo il presidente, e lui gli gira intorno e fa l'ambizioso, capito? L'ambizioso, perché gira intorno, quindi lascia perdere l'ambizioso, prendi ambiente, ambire, gira intorno. Questa qui è una aula, no? Perché siamo dentro noi. Ma se noi non siamo qua, resta un'aula. Sì, perché ci sono i tavoli, le cose. Si sa che qui si viene a fare lezione, a fare conferenze, a fare conversazioni, no? Tra 3.000 anni arrivano gli archeologi, fanno uno scavo 40 metri sottoterra, cede, dammi la pila, picchi la pila, dammi il sciubon del porretto. Ah! Questo è un ambiente. No, è un'aula. No, perché? Qui da 3.000 anni non fa scuola nessuno. Questo è un ambiente adibito 3.000 anni fa ad lezioni universitarie. Ma questo è un ambiente. Perché lo chiami ambiente? Perché ci siamo dentro noi, guardiamo intorno. E ci circonda. Questo è l'ambiente. Io ho descritto l'ambiente che è l'attività pensante, ma se vado adesso a considerare ciò che l'ambiente circonda e permea, anche, un ambiente non è soltanto ciò che circoscrive, è ciò che permea anche, mi spiegherò sempre tutte le parole, ci metto tanto, c'è tutto il tempo, c'è un'altra ora, è l'ambiente permea anche, l'ambiente permea, sì è. Tu ti accorgi che qui dentro, data questo arredo, qui dentro si fa scuola, no? E adesso si fa scuola. E mi dico a giocare a tennis qua, dov'è la rete? Cioè. E quindi ci sono degli elementi che suggeriscono il fatto che non soltanto questa realtà che chiamiamo ambiente circonda, ma anche permea, cioè determina i suoi contenuti, determina i suoi contenuti. Anche una chiesa è un ambiente, no? E però la chiesa è un ambiente, ma in ragione di certi gesti, quell'ambiente lì ti permea. Quei gesti lì li fai soltanto in quanto sei in chiesa, perché quell'ambiente ti determina anche secondo il modus vivendi che tu hai in quella situazione lì, no? Lui che ridere. Avete visto quando è scoppiata la pandemia e bisognava disinfettarsi le mani per entrare al supermercato, no? Avete visto le comiche così, no? Ancora dentro. Perché era il gesto che fai quando vai in chiesa. Mi ha fatto così come cicci. È venuto da far così, ma perché certi gesti sono come pilotati evocativamente da un ambiente, no? Quello lì non era l'ambiente, ma quel gesto lì evocava l'ambiente della chiesa. Quindi l'ambiente non è soltanto ciò che ti circonda, ma anche permea. Capite? Permea. Faccio un altro esempio per far capire, perché adesso passo dall'ambiente che circoscrive e inscrive, perché permea, penetra dentro, e quindi il pensiero, l'autotrasparenza dell'essere, non è soltanto ciò che fa di involucro, no? Mi era capitato una volta, quando ancora ero studente, quindi non era ancora nato tuo, ma l'ambiente, c'era il don che portava i bambini a fare il catechismo.
ragazzi, catechismo, il fuggi-fuggi, tutti che scappavano a chiudere le porte, perché sai, l'oratorio c'è la porta che dà sulla strada, se uno scappa e va fuori, lo investe un camion, una macchina, sarà anche domenica, ma passano tutti, no? Li porta, e era un ambiente con le luci al neon, e tutti parlavano, no? Sembra un supermercato. Dico, no, scusi, ma non è che se, insomma, mettiamo una tenda, spegniamo le luci al neon, mettiamo una candelina, si crea un habitat a bere, che ti possiede e tu ti senti posseduto, non perché pretendi che siano così le cose, ma perché senti che quell'ambiente è fatto per essere abitato in quel modo. E la volta dopo, tende, il lumino rosso, parlavano come? Ma non era mica la chiesa, era una sala delle riunioni. Ma l'ambiente così generato determinava anche l'atteggiamento interiore. È così, no? Quindi l'ambiente non è solo l'involucro, ma permea anche. Bene, questa qui è la dimensione trascendentale, no? Trascendentale vuol dire intrascendibile. Non puoi trascendere e permea tutto. Ma ciò che viene permeato, che cos'è? Sono le categorie. Le categorie sono la dimensione della comprensione, no? Quando noi comprendiamo, definiamo. La definizione è il discorso più breve che ci sia. Due parole, ho detto tutto. Genere prossimo, differenza specifica. Questa qui è la definizione, no? Definire, circoscrivere, chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è, no? Dentro e fuori. Lì davvero c'è il dentro e il fuori. Uomo, animale, razionale. Perché? Perché c'è anche l'animale che nitrisce, l'animale che barrisce, l'animale che vola, l'animale che scrittisce. Dentro o fuori, dentro o fuori. Crei degli insiemi, no? Comprendi. Inclusione, esclusione, inclusione, esclusione. Quando si comprende si fa così, Quando si comprende si fa così. E dentro la comprensione noi siamo giustamente dei conquistatori, no? E chi è più abile nelle definizioni è quello che sa meglio spiegarsi. È più preciso, no? È più preciso. Preciso. Sono capace anch'io. Come sei capace anch'io? È preciso. Taglio prima. Cedo. Tagliare. Cesoie. Precedo. Taglio prima. Se uno taglia prima, come si dice in dialetto? Passa da chi che te la squirta. Passa di qui che la fai più corta. Quando corri in bicicletta, se tu tagliavi la traiettoria, cioè, no, squalificato, Quando corri sulla curva in pista, sai che se metti la punta del piede sulla striscia bianca ti squalifica? Tu devi stare nel centro della corsia, non sulla striscia bianca che delimita la corsia, no? E tagli, quindi preciso vuol dire taglio prima, ed è giusto, perché tu devi spiegarti, devi essere preciso quando ti spieghi. Per questo usi le categorie, che sono il modo con il quale puoi inquadrare la realtà secondo gli aspetti più generali, più speciali, sottospecifici, sovraspecifici. Questa qui è la comprensione. Ed è giusto. E bisogna studiare come si fa a comprendere. Fare gli schemi, vedere i rapporti di relazione, perché tutto include tutto. Questo è il punto fondamentale. L'abilità del filosofo dialettico è quella di vedere come una cosa c'entri con un'altra, una cosa c'entri con un'altra. Non ti ho detto che questa cosa è uguale a quella là. Nell'ambiente trascendentale in cui noi intendiamo assolutamente l'assoluto, noi concettualizziamo, comprendiamo, precisiamo le nostre conoscenze mettendo le relazioni o scoprendo queste relazioni. Scoprendo le relazioni. La ragione è questa cosa qua. Quando parliamo di ragione, è la facoltà delle relazioni. Facoltà delle relazioni. Posso fare una citazione? Non è mia nonna questo. È proprio San Tommaso. Vabbè.
Etsi vires sensitive cognoscat aliquas res absolute, ordinem tamen unius rei ad aliam cognoscere est solius intellectus aut rationis. Perché lo sai in latino? Perché ho cominciato a studiare San Tommaso a 16 anni, ne ho 64. Non ho perso mai un minuto. Anche se le facoltà sensoriali conoscano le cose assolutamente, l'occhio conosce il colore, punto, e basta. L'orecchio, il colore, non sa neanche che cos'è. Ma anche il palato non sa che cos'è il colore. Anche il tatto non sa che cos'è il colore. Perché chi conosce il colore è la vista. Ma la vista conosce il colore, punto, e basta. Vuol dire assolute. Ma il colore che è conosciuto dalla vista, che cos'è? La vista non se lo chiede, la vista lo coglie. L'intelletto comincia a dire, ma sai che il nero di questo microfono, non è mica qui, qui c'è il microfono, c'è la sua materia e c'è la porosità di questo corpo. Poi c'è la luce che colpisce questa porosità e la riflette nel nostro sguardo. A seconda della maggiore o minore porosità, compaiono i diversi colori. Quindi il colore non è mica qui. Il colore è una sintesi di porosità di corpo, luce che colpisce il corpo e la vista che lo coglie. Guarda quante relazioni. Corpo con la sua porosità, la luce, la fonte luminosa che colpisce il corpo e di riflesso si spende nella nostra vista. Questo la vista non lo sa, perché conosce il colore simpliciter, isolatamente. L'intelletto è capace di spiegarti tutte queste relazioni. La ragione è la capacità di spiegare queste relazioni. Vedi, ti parla di colore, porosità di corpo, di luce, di vista. Questo è l'abilità del conoscere come comprendere. E bisogna esercitarsi in questo. Qui sì davvero c'è la ricerca. Nel caso che dicevo del trascendentale ci si accorge, si resta affascinati, si è dentro questa componente di intensità spirituale, intellettiva e affettiva. Quando si va a mettere a tema il contenuto nella sua precisione, dislocazione, differenze, somiglianze, eccetera, qui siamo nella comprensione, siamo nella comprensione. E non sarà mai una comprensione esauriente, eh? È una comprensione precisa. Le scienze sono precise, eh? È precisa la medicina? Se ti fa male il piede, vai dal dentista? No. Se ti fa male il fegato, vai dall'otorinolaringoiatra? No. Però tu sei uno. E la scienza medica si occupa di questo uno. E però un conto è quello che si occupa del orecchio, naso, gola, otorinolaringoiatra, l'altro è l'ortopedico, l'altro è il dentista. Quindi ciascuno suo, precisamente, dicendo, non mi chiedere cose che riguardano i piedi, io faccio il dentista. Senti, non chiedimi le cose che riguardano i denti, io faccio l'otorino. Senti, non chiedimi le cose che riguardano la schiena. A ciascuno il suo, no? E poi ho scoperto che se uno c'ha mal di schiena e gli mettono un artificio di dentiera di plastica, uno resta così, perché difende dalla posizione della mandibola e della mascella. E questo di chi è? Cos'è il dentista, l'otorino? Chi è questo qua che stabilisce che c'è un rapporto tra la posizione della mascella e della mandibola con il mal di schiena? Quindi noi siamo precisi, ma sappiamo che la nostra precisione è un po' indebita. È un po' indebita. E quindi le scienze devono essere specialistiche. Perché se ti dico controlla l'orologio, non ti ho detto guarda la bottiglia, guarda il bicchiere. Controlla quello che c'è dietro, anche difficile, eh? Ma quando sei orientato a questi contenuti è facile la comprensione, però sai che sono contenuti che sono compresi nel loro limite, ma appartengono ad un'altra dimensione che li comprende, e anche quest'altra dimensione ha le sue particolarità, insomma è l'ordine delle cose, l'ordine delle cose. E quindi anche in questo caso noi avremo tutte le scienze con i loro oggetti formali e occorre una grande abilità.
Eppure sappiamo che un conto è essere precisi, un conto è essere esatti. E caro, le parole sono parole, eh? Punto. Parole sono parole. Un conto è essere preciso, un conto è essere esatto. Quando si usa prevalentemente l'espressione esatto? Quando all'esame il professore ti fa la domanda, tu rispondi un po' in modo maldestro, lui ti corregge e tu gli dici esatto. In un caso in cui si usa l'espressione esatto, faccio la domanda. Esatto, grazie, meno male che me l'hai detto. Questa cosa della precisione e dell'esattezza è importantissima. Perché? Perché sentite l'espressione esatto, participio passato del verbo esigere. Quindi se sei esatto, sei attivo, sei passivo. Passivo. Se sei preciso, sei attivo, sei passivo. Attivo, conquistatore. Esatto, conquistato. Esatto. La realtà esige da te che tu la riconosca, adeguati. Lo esige, se tu rispetti questa esigenza della realtà, potrai dire di essere esatto. Ma siccome la realtà esige che tu ti adegui, non vede di buon occhio che tu sei preciso, te la ritagli a modo tuo perché così la capisci meglio sotto quell'aspetto lì, perché un altro aspetto lo trascuriamo perché appartiene a un'altra considerazione, no? Quando sei esatto sei passivo, quando sei preciso sei attivo. Vedi che si ripropone anche all'interno del quadro della comprensione il primato dell'essere conquistato rispetto al primato dell'essere conquistatore. Vince chi perde. L'esatto vince sempre rispetto al preciso, perché l'esatto non è impreciso. Dice, precisamente le cose le descrivo così, ma so benissimo che io ignoro infinite cose che sono in relazione con questa. E se devo essere esatto, devo sempre lasciare aperta la possibilità di un'ulteriore comprensione. Quindi le scienze si aprono sempre. Qualsiasi scienza è sempre oscilla tra la precisione e l'esattezza. E dici esatto vuol dire aperto. Devo stare attento perché la realtà esige da me. Allora dice, facciamo questo passo ulteriore, poi se volete farmi le domande facciamo una pausa. Vi dico una cosa per chiudere questo primo momento, primo rispetto al secondo, non che c'è il terzo round, questo primo momento, qual è il massimo di precisione che la nostra ragione è capace di riconoscere? Principio di non contraddizione. Ah, sì, è il minimo indispensabile per avere il massimo possibile, Principio di non contraddizione. E tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma se ti contraddici è come se non avessi detto niente. Puoi dire tutto quello che vuoi, ma se ti contraddici è come se non avessi detto niente. Hai cambiato aria alla bocca. Aristotele direbbe homo ios phyto, sei come una pianta, che almeno la pianta fa mica brutta figura, non è mica fatta per parlare. Ma se tu parlando non dici niente, come non dice niente la pianta, fai la figura di quello che... Che pianta sei tu, che vegetale sei. Allora, questo è il punto. Principio di non contraddizione. È il fondamento di tutto, ma è un principio, no? È come una regola, una legge, no? Non è simul ad firmare et negare. Idem non potest, simul esse et non esse. Non si dà identità del positivo e del negativo. Semplice, no? Il positivo è positivo e il negativo è negativo. L'essere è e non essere non è. Parmenide. Ein aigaresti meden ducesti. L'essere è e il non essere non è. Non si dà che l'essere non sia. Non si dà un cerchio quadrato. Perché? Un cerchio quadrato è un cerchio non cerchio. Che cos'è un cerchio non cerchio? Niente. Un cerchio non cerchio è niente. No? Quindi il minimo indispensabile per poter procedere nella precisione, sempre aperti all'esattezza, è il principio di non contraddizione. Adesso guarda questo principio di non contraddizione che è, dicevo, la radice di tutto. E diventa un'esplosione bellissima
dimmelo con una formula, non descrivermelo come sua definizione, dallo come una formula. La formula è questa qua, no? A non è non ha. Non ha. Questa qui è una non contraddizione. Non puoi dire A è non ha. Assurdo, no? A diverso da non ha. Diverso, non ha. Non puoi dire A uguale a. Ah, scusate, non ha. Non puoi dire che A è uguale a non ha. Questa è contraddizione, no? Cerchio o non cerchio è una contraddizione. Però questa formula A non è non ha, è negativa. È una proposizione negativa, no? Avete fatto le conversioni di proposizione? Mi pare di no. Una nave, bandiera bianca. La conversione di proposizione si fa così, no? Se io trasformo questa negativa in affermativa, Watson, è facile, basta spostare la formula prima del Watson. A è non ha. Diventa affermativa. Poi lo sanno tutti che doppia negazione. Si elide, quello che resta è A, è A. Perché una cosa sia solida in se stessa non deve essere contraddittoria, non deve essere assurda. Quindi perché A sia A non deve essere il suo contraddittorio che è non ha. Principio di non contraddizione. Guardate adesso la cosa, eh. Qui ti ho detto A non è non ha. Perché B fosse non B. B non è non B. Giuseppe? Giuseppe non è non Giuseppe. Computer non è non computer. Guarda quante cose puoi aggiungere, no? È sempre il principio di non contraddizione. Quindi noi distinguiamo dentro il principio di non contraddizione un contenuto materiale per questo. Oppure posso fare B non è non B, Giuseppe, la casa non è non casa, eccetera. Questo è il contenuto materiale. Il formale della non contraddizione quale sarà? Vabbè. Questa è la formula affermativa. A non è non A. B non è non B. A, B è non non B. G è non non G. La casa è non non casa. La lavagna è non non lavagna. Lavagna, casa, pennarello, B, C, Giuseppe, Luigi, Maria. Quello che resta invariato cos'è? No? No. L'anima del principio di non contraddizione è la doppia negazione. I medievali la chiamavano negatio negationis. Jessica, dillo. Meister Eckhart. Perfetto, brava Jessica, questo è meraviglioso. Meister Eckhart arriva a dire, domenicano, Renano. Ma questo è, no, lui non arriva a dire che questa struttura logica è tutta fondata su negatio negazione. Io sto dicendo che se vado a prendere il principio di non contraddizione, il formale della non contraddizione è la doppia negazione. E dice formale, no? Materiale è A, B, C, Giuseppe, la casa, il monte, il pennarello, il pianoforte, quello che vuoi, no? Ma il formale è questa non. E dici, beh, è tutto lì. Negatio negationis. È l'assoluto positivo. È l'assoluto positivo. Per Meister Eckhart, Deus est negatio negationis. Allora, prova a pensare che cosa sta dietro tutto le nostre parabole categoriali, le nostre precisioni, quando diciamo guarda che devi essere esatto, eh. Per essere esatto devi rispettare la realtà nella sua assolutezza di non contraddittorietà,
Qual è la realtà? Quella scarpa, questo pulviscolo atmosferico, questo orologio, questo tappo, questo foglio, queste parole che dico. Tutta questa realtà deve essere rispettata. In che modo? Negatio, negazione. Questa qui è la adeguazione. Anche in questo caso qua, nel retroscena della concettualità c'è una resa rispetto all'assoluto. Nel retroscena della concettualità c'è la resa. Però, quando dico, finisco, quando dico retroscena della concettualità, non intendo dire perché la concettualità è poverina, insomma, fa pietà, non serve a niente. No, no, questi discorsi qui li ho fatti con i concetti, no? Tutti i concetti questi che dico. È che il retroscena della concettualità mi dice l'ambiente circostante permeante è sempre l'assoluto, l'ambiente circostante permeante. Ce ne accorgiamo anche dentro l'ambiente categoriale, anche dentro l'habitat categoriale. Faccio una pausa? Sì, secondo me. Dimmi tu. Quindi finisco? Vado avanti. Va bene. D'accordo. Allora, passiamo all'aspetto adesso ontologico. Abbiamo visto che c'è l'intendimento assoluto dell'assoluto rispetto al quale ci si arrende, non si è conquistatori, si vince quando si perde. E anche quando si passa al piano categoriale c'è una dimensione di precisione dove uno vuol conquistare, ma subito dice lo so che ci potrebbero essere tante altre spiegazioni, perché io non riesco a vedere tutte le relazioni che sono esatte dalla stessa realtà. Chi te lo dice? La ragione. Perché? Perché è la ragione, la facoltà delle relazioni. Te l'ho detto, no? Il senso conosce assolutamente. La ragione conosce le relazioni. E quindi non ti permette di dire, ma fermiamoci qui. E se fosse relativo ad altro? Se ci fosse un'altra relazione? Ah, devi avere una estensione esatta su tutto, no? Bene, e che cosa si dice nella ontologia? Qual è il fondamento ontologico di questi discorsi? Oh, se non si arriva al tema della creazione, da un punto di vista di fondazione metafisica, da un punto di vista di fondazione metafisica, questi discorsi è come se fossero aleatori. Guarda che bello essere aleatori, è leggerissimo. Però è di una leggerezza tale che dice, ma e se cado giù? Chi mi chiede su qua? Bisogna riuscire a vedere in profondità come l'ambiente permeante e avvolgente sia quasi costituito, come quasi vuol dire, il latino quasi si traduce in italiano come, quasi latine come italice. È come se l'ambiente fosse l'intimità più intima di qualsiasi cosa ambientata. Come se l'ambiente fosse l'intimità più intima di qualsiasi cosa ambientata. Ecco, detta così, bisognerebbe ritradurla dicendo quando parliamo di creatore, noi non intendiamo qualche cosa che chissà dov'è, ha fatto all'inizio le cose. No, la creazione è una dipendenza tutta e totale di ciò che chiamiamo mondo in tutte le sue minuzie da Dio che è l'assoluto. E lì il discorso che si faceva sul problema del nulla della creazione. Cosa devo fare? Il problema è questo, cosa vuol dire questo nulla della creazione? Perché noi quando parliamo del nulla, la creazione dal nulla, è sempre la solita storia. Quando tu pensi una cosa, ma te la immagini secondo un modo un po' maldestro, si fa presto a bersagliarla. Dicevo, sono capace anch'io di prendere Sperry e Tyson. Basta che tu mi dai la fotografia. Tu, vieni qui, dai. E qui la fotografia di Tyson, mica Tyson. Fallo davanti a Tyson davvero. Buongiorno, come stai, eccellenza? Non fai mica così. Quindi, fai presto dire la creazione, questa fantasia. Mega fantasia, che è una struttura metafisica importante, no? È che noi siamo ostacolati da questa idea del trarre dal nulla.
ma dal nulla non vuol dire che c'è il nulla ed io poi quel serbatoio lì che è nulla, cosa tira fuori? Nulla, perché non c'è. Dal nulla vuol dire che l'atto creatore non presuppone nulla. L'atto creatore non presuppone nulla. Non c'è prima il nulla e poi Dio tira fuori. Per cui, se dobbiamo cercare di capire più in profondità che cosa vuol dire quella formula, bisognerebbe dire così: ciò che chiamiamo creatura è nulla come aggiunta a Dio. Vedi che è un po' diversa? Quando dici Dio crea dal nulla, tu devi pensare la creatura è nulla come aggiunta a Dio. Questa è la formula di creazione. Però rimane sempre qualche cosa di non agevole nella nostra comprensione. Allora facciamo un esempio. Cretino, cretino. Però è proprio perché è così che diventa esempio. Facciamo un'analogia. Adesso vi faccio vedere come la realtà dell'ambiente permeante va dentro nei minimi dettagli di tutte le cose. Quindi quando tu guardi la realtà da filosofo, adesso la guardi con una dignità non tua, ma della cosa che stai guardando. 10 sta a 5 più 5 come Dio sta al mondo, cioè come creatore sta alla creatura. Proporzionalità propria. Allora vorrà dire che per capire il rapporto che c'è tra Dio e mondo, cioè tra creatore e creatura, io devo capire il rapporto che c'è tra 10 e 5 più 5. 5 più 5, 5 per 2, 100 meno 90, 20 diviso 2, cioè tutte le combinazioni numeriche che significano 10. Non venirmi a dire che danno come risultato 10, che significano 10, perché 5 più 5 fa 10 in base a 10, la base precede, capite? Quindi 5 più 5 significa 10, non fa 10, come se 10 è il risultato di 5 più 5. No, 5 più 5 significa 10. Allora, se io prendo 10 e dico 5 più 5, posso dire che 5 più 5 è uguale a 10? In base a 10, 5 più 5 quanto fa? 10. Certe volte però... No! Sempre, comunque, assolutamente. 5 più 5, questo segno qui vuol dire uguale 10. Significa 5 più 5 si risolve tutto e totalmente in 10. 5 più 5 è nulla come aggiunta a 10. Perché? Perché fa 10. Dice 10, non può dire altro che 10. Quindi 5 più 5 uguale 10 vuol dire 5 più 5 è nulla come aggiunta 10. Se 5 più 5 è la creatura e 10 è il creatore, capisci cosa vuol dire che la creatura è nulla come aggiunta al creatore? È nulla come 5 e nulla come aggiunta 10. Adesso guarda, e se io dico 10 è uguale a 5 più 5? La maestrina della matitina, uno dice, pensa così, non pensare, dai, sbilanciati, vedi che non sei più così categorico, forza facile, no, perché sai benissimo che se mi rispondi che 10 è 5 più 5, non è 5 per 2, e invece è anche 5 per 2. È 20 diviso 2, 100 meno 90. Allora, se io ti chiedo 10 è 5 più 5, non puoi dire no, perché altrimenti 5 più 5 aggiungerebbe qualcosa a 10 del gesto. Non puoi dire simpliciter sì, perché 10 è anche 5 per 2, e 5 per 2 non è 5 più 5. Un conto è moltiplicare, un conto è sommare.
e anche 20 diviso 2. Un conto è dividere, un conto è moltiplicare. 20 diviso 2 non è 5 più 5. Allora la risposta sarà 10 è 5 più 5, ma non solo. 5 più 5 è solo 10. 10 è 5 più 5, ma non solo. Quindi il 5 più 5 si risolve tutto e totalmente in 10. Il 10 si risolve tutto in 5 più 5, ma non totalmente. Perché? Perché si può risolvere anche 5 più 5, 20 diviso 2, 8 più 2, 7 più 3, 100 meno 90, tutte le combinazioni numeriche, benissimo. Queste qui sono le creature. La creatura, ogni creatura si risolve tutta e totalmente in Dio. Dio è in ciascuna creatura tutto, ma non totalmente. Perché se Dio fosse tutto e totalmente in una creatura, quella creatura lì non sarebbe più creatura, ma sarebbe più Dio. Eppure è in tutta la creatura, perché non permette alla creatura di aggiungersi. Capite cosa vuol dire creazione dell'universo? Non è tanto la cosa, ma poi lo lungo. Perché è questo rapporto qua, è la dipendenza tutta e totale di ciò che chiamiamo mondo e ogni singola questo, tutto, il pulvisto, tutto che è andato via. Tutta la realtà diversa da Dio dipende tutta e totalmente da Dio. Non gli aggiunge nulla, ma Dio è tutto in ciascuna di questa realtà, ma non totalmente. Questa è la immanenza trascendenza. Allora, prendila così. Se 10 è il 5 più 5, è il 5 per 2, è il 20 diviso 2. 5 più 5, 5 per 2, 20 diviso 2, sono modi diversi di significare 10. Ogni creatura è un modo diverso di significare 10. Qualsiasi creatura, qualsiasi, dalla più nobile alla più ignobile, se c'è, e nulla come aggiunta a Dio, dipende tutto e totalmente da Dio, è una realizzazione similitudinaria dell'essenza di Dio. Questa qui è una lezione dei medievali, per cui dicevano che queste qui sono le creature come speculum creaturali, sono lo specchio di Dio. No? Dicevano, sono lo specchio di Dio. La creatura è lo specchio di Dio. Quindi in uno specchio chi si specchia, quindi chi si guarda dentro, Dio guardando il mondo rispecchia se stesso. Noi sappiamo che Dio guardando il mondo rispecchia se stesso, ma noi non riusciamo a vedere che guardo il lampadario e vedo Dio. No, qui sarebbe banale panteismo, no? Ma noi sappiamo che c'è quel rispecchiamento lì. Allora, sapendo che c'è questo rispecchiamento, la dignità dell'universo è quella di essere speculum Dei. Per cui l'attività filosofica diventa speculativa. Conoscere di riflesso. E conoscendo di riflesso uno è capace di tratteggiare tutto l'universo, anche se non nella precisione scientifica, in quell'adeguazione per cui tutto è in qualche modo una similitudine. Tutto è una similitudine. Fai il preciso scienziato e poi sempre distinto, affascinato, dall'essere l'abitatore dell'assoluto e dici, e questa cosa mi suggerisce qualcosa dell'assoluto, del divino o di Dio. Arrivi al massimo lì. Poi il cristianesimo arriverà a dire quali sono i contenuti indiscutibili di una possibile rivelazione di Dio, ma già nell'ambito della filosofia c'è questa evocazione. Meno 5. Ce l'ho fatta. Grazie. Avete due mani, per favore? Ci avete due piedi? Ci avete anche due mani? Le mani fatte così. Grazie. Allora, purtroppo abbiamo pochissimi minuti perché dobbiamo lasciare l'aula, quindi pensavo di dire così, se qualcuno volesse fermarsi a fare delle domande può farlo, altrimenti vi invito al prossimo incontro del nostro gruppo che si terrà giovedì prossimo in aula 304 e interverrà Carlo Sini. Grazie per essere venuti, a presto. Grazie. Manca due minuti, mi sono dimenticato, volevo farmi un regalo. Vuole farci un regalo? Certo, Logon di Donai. Sì, no, ho scritto un acrostico di Logon di Donai. Okay. Fa così. Ledigare ogni giusta osservazione
nel dialogo investigativo, donando ogni qualvolta nuove argomentazioni inclusive. Bellissimo. Non sbaglia mai nessuno.